Mangiare è un atto agricolo, ne abbiamo già parlato nei mesi scorsi, ne torneremo a parlare tra poco. Cosa significa esattamente mangiare è un atto agricolo? Beh, significa che bisogna avere consapevolezza riguardo alla provenienza del cibo. Sembra un fatto scontato, una relazione, come dire, conosciuta da tutti, ma non è così, soprattutto per i ragazzi, per i bambini, per i più giovani. Oggi si mangia senza sapere nulla di ciò che sia nel piatto, non si conosce nulla della provenienza, non si conosce nulla delle modalità attraverso le quali poi un determinato prodotto si trasforma in un prodotto alimentare. Noi crediamo quindi di dover riavvicinare il consumatore, il pubblico, a quella che è una parte essenziale della nostra vita, della nostra esistenza, attraverso il lavoro che fanno proprio gli agricoltori, attraverso il lavoro che fanno i contadini. Un lavoro duro, un lavoro anche molto bello, ma un lavoro che ha bisogno di noi per poter proseguire al meglio delle sue possibilità. Perché solo laddove troverà dei consumatori attenti, solo laddove troverà dei cittadini consapevoli, l'agricoltura potrà riguadagnare un ruolo e di conseguenza continuare a produrre in sicurezza e in qualità, ovviamente per il bene della nostra salute e per il gusto del nostro palato. Quindi informare sempre di più, far sapere cosa va sulle tavole dei cittadini? Certo, è proprio la comunicazione, l'informazione soprattutto che deve essere utilizzata per far sì che si conosca in maniera autentica quello che mangiamo. Un'informazione che per noi marchigiani deve essere anche una promozione del nostro patrimonio enogastronomico.